Ma lo Scianargine questa mattina ci sta uno stato di agitazione dei lavoratori, ci stanno le organizzazioni sindacali tutte, perché probabilmente 140 famiglie perderanno il posto di lavoro. Siamo all'ingresso dell'Ocean, dove stamattina le maestranze stanno in stato di agitazione, c'è una situazione veramente deprecabile. Lo chiediamo al dirigente sindacale che in questo momento sta presidiando insieme ai lavoratori la zona. Ditemi. Allora, buongiorno, a parte il fatto che oltre ad essere un dirigente sindacale sono anche un lavoratore Ocean, per cui le dico proprio come è successo tutta la storia. Noi stavamo già in contrattazione perché un sentore della situazione già si stava cominciando a vedere, a sentire, e abbiamo più volte avuto incontri con l'azienda che aveva sempre rinnegato questa situazione che poteva nascere. Poi sostanzialmente no, spieghiamo ai nostri ascoltatori che sta succedendo. Lo Shan sta lasciando. Sì, e le stavo dicendo proprio questo. Praticamente noi, mentre stavamo lavorando martedì mattina, con un annuncio ci hanno chiamato e ci hanno messo in un'area precisa del ipermercato, dove con due righe semplici hanno detto che loro smettevano il nostro rapporto di lavoro con loro il 30 di aprile. Una semplice comunicazione. Questo e senza dare la dismissione dell'azienda. Sì, praticamente senza dare l'opportunità a noi del sindacato di poter effettuare le varie prassi che di regola non hanno ad oggi ancora provveduto a dare tutte le indicazioni dirette. Abbiamo avuto anche un incontro al comune di Napoli con l'assessore Panini, dove praticamente loro hanno ribadito solamente una questione di ridurre il numero degli ipermercati, e le premetto che il giorno 19 siamo stati a Roma con la direzione nazionale, dove loro hanno già accennato la chiusura in tutta Italia di ben 22 ipermercati, perché dissero che tutti gli ipermercati che erano in nero andavano. Noi siamo stati primi da una lista che si sta preparando. Perfetto, no, io volevo chiedere un'altra cosa. Innanzitutto quello che interessa è capire quante unità sono a rischio perdita di posto di lavoro. Allora, le unità precise sono 138 unità lavorative come addetti vendita, poi ci stanno un gruppo che sono i caporeparti, e arriviamo a un totale di circa 152 persone. Sta succedendo che martedì mattina siamo rientrati dalle festività pasquali, abbiamo lavorato fino a sabato sera, qualcuno anche martedì mattina, e abbiamo trovato questa bellissima sorpresa. Ci hanno sbattuto le porte in faccia, ci hanno detto siete stati venduti, ma in realtà sulla carta non c'è niente. Ocean Argine, sono circa 140 le famiglie che probabilmente da qui a 30 giorni potrebbero potenzialmente trovarsi senza lavoro. Una situazione veramente strana, anomala, perché l'azienda ha comunicato ai lavoratori un preavviso di licenziamento e quindi di passaggio di cantiere, mentre invece sia le unità sindacali che i lavoratori allo Stato ci comunicano che non c'è niente di concreto in tutto questo. Per Sinapsi News, Sergio Angrisano.